fornire ai professionisti tutti gli strumenti per lavorare in un mercato in evoluzione, ma anche mostrare i dati di un settore che ha vissuto molti cambiamenti negli ultimi 2 anni. A Ravenna, nella sede di Confcommercio, FIMA incontra Immobiliare.it, un evento che ha voluto fare luce sui nuovi strumenti a disposizione degli agenti immobiliari, oltre a voler fornire un approfondimento del settore sul territorio provinciale ravennate. Abbiamo avuto un 2021 che è andato molto molto bene, adesso siamo un po' in difficoltà con gli immobili da vendere, nel senso che abbiamo pochi immobili da vendere e quindi c'è una richiesta che continua a essere alta. Il mercato continua a essere appunto con la domanda interessante, quindi è un mercato comunque ancora di buono. I mutui stanno leggermente crescendo i tassi di interesse, ma siamo ancora a un livello ottimo. Abbiamo ancora il 110, pur con molte difficoltà, abbiamo ancora gli incentivi, quindi proprio la difficoltà principale è proprio trovare l'immobile da vendere al cliente in questo momento. Perché è importante per Confcommercio organizzare questo incontro? Cosa volete passare al pubblico? Al pubblico vogliamo intanto dare un aggiornamento a livello italiano e anche locale, ma anche internazionale, e approfittando appunto delle competenze di Immobiliare.it, anche perché dobbiamo essere comunque aggiornati sul mercato. Per essere un professionista devi comunque conoscere il mercato. Noi conosciamo probabilmente bene il nostro mercato locale, ognuno magari nella sua zona specifica, però il fatto di avere una visione più ampia ci aiuta anche ad anticipare il mercato, perché comunque noi siamo a Ravenna, dico provincia di Ravenna, sicuramente le cose arrivano dopo, per fare un esempio a Milano o agli Stati Uniti, come si diceva una volta, quindi questo è molto importante. Ci troviamo un anno dopo la pandemia, ormai sembra quasi senza fine sta pandemia, però è vero che il mercato immobiliare ha avuto un impatto significativo dall'anno in cui ci siamo ritrovati chiusi nelle nostre case. Ne abbiamo riscoperto il valore, la verità è che anziché andarci solo a dormire ci abbiamo vissuto. E infatti il risultato del mercato del 2021 è stato un grande salto nelle compravendite. Totale Italia, per dare la scala, da 600.000 compravendite nel 2019 siamo passati a 750.000 compravendite nel 2021. Il 2020 addirittura era andato sotto, però era stato un anno talmente particolare. E questo ci fa capire quanto la casa è ritornata a essere centrale per le famiglie italiane. E l'abbiamo un po' scoperta come nostro rifugio, come nostra protezione quando il mondo intorno a noi diventa più difficile e più complicato. Il provincia di Ravenna ha fatto molto bene e strutturalmente è cresciuto nelle sue compravendite più del resto dell'Italia percentualmente. E per dare il numero, chiude le compravendite del 2021 provincia intera con 13.000 compravendite nell'anno, e il mercato ha cresciuto anche di valore, quindi l'interesse e l'attenzione ha valorizzato in un modo più ampio la casa e le persone sono tornate a considerare la casa come il loro riferimento anche nel loro aspetto di risparmio e quindi della gestione dell'economia. Sicuramente gli italiani hanno riscoperto la qualità dell'abitare, quindi considerano importante avere un posto adatto alle loro necessità, con gli spazi giusti, con un'esposizione alla luminosità corretta per il loro vivere. È difficile tenere questo livello di compravendite, ma proprio perché tante famiglie hanno comprato nel 2021. Quindi strutturalmente quello che leggiamo noi è dobbiamo leggerlo verso il passato, quindi grande accelerazione, grande nuovo interesse verso la casa, non verso il 2021 che è stato un anno unico nella sua scala. Ma io le dico quelli che sono i dati camerali. Noi abbiamo avuto che per quello che riguarda il saldo delle imprese nelle costruzioni per il 2021 è stato dopo 9 anni il primo anno positivo, quindi abbiamo avuto 144 imprese di costruzioni in più. Lo stesso discorso vale per tutte le altre attività immobiliari, che il 2021 le ha viste sempre nel saldo positivo di 64 unità. Per quello che riguarda invece le compravendite, nel 2021 c'è stato un grande balzo in avanti che ha visto la provincia di Ravenna crescere di oltre il 40%. Secondo lei è un fatto straordinario o continuerà nel tempo? Ma le previsioni ci dicono che può continuare nel tempo, non in questa portata. Devo dire che i 2 anni di pandemia che hanno colpito principalmente il mercato anche degli affitti, perché il fatto degli smart working e di altre situazioni dove molti dipendenti erano a casa ha impedito anche di affittare immobili, appartamenti ed altro. Per quello che riguarda invece le previsioni, come dicevo, si
pongono in una situazione ancora di positività anche per l'anno 2022, e quindi staremo a vedere quello che succede anche nel conflitto, perché questo potrebbe portare anche conseguenze al momento non previste.